Buonasera a tutti, grazie al commissario Tronca per l'ospitalità. Sono trascorsi ormai 10 giorni dai tragici fatti di Parigi, eppure nelle discussioni quotidiane, in famiglia, sul lavoro, tra gli amici, siamo in tanti ancora a riflettere sul senso profondo di ciò che è accaduto. Siamo in tanti a domandarci come noi italiani, noi europei, vogliamo e dobbiamo rispondere. Ho scelto di essere qui oggi. Ho scelto di essere qui per dire che cosa pensa il governo italiano, che cosa fa il governo italiano, che cosa farà il governo italiano. In un luogo che è un luogo storico per la città di Roma, ma è un luogo storico non soltanto per la città di Roma. È un luogo storico per l'Italia, è un luogo storico per l'Europa intera. Qui, 58 anni fa, si scelse di firmare i trattati istitutivi della Comunità Europea. Qui è nata l'Europa, qui si è come siglato il certificato di nascita. È dunque questo il posto giusto per chiedersi come vogliamo risvegliare il senso e significato profondo della sfida europea. Oggi rischiamo che gli atti di Parigi, che i fatti di Parigi, che gli eventi di Parigi lascino l'Europa come vittima collaterale. Oggi le istituzioni comunitarie corrono il rischio di essere percepite soprattutto come uno strumento burocratico. Mentre noi siamo convinti che l'Europa sia e rimanga la più grande conquista di pace e di libertà mai fatta da popoli e da nazioni diverse. L'Italia non cambia la propria posizione dopo i fatti di Parigi. Al contrario, vede confermate le priorità che ha annunciato da tempo. A cominciare dalla centralità strategica per l'intero pianeta di Mediterraneo, Balcani e Medio Oriente. L'Italia si riconosce nella coalizione internazionale più ampia possibile, in cui il ruolo degli Stati Uniti d'America è cruciale per sconfiggere fanatismo, estremismo, terrorismo. L'Italia onora tutte le proprie responsabilità internazionali, che sono particolarmente evidenti in Afghanistan, in Somalia, in Libia, in Libano, in Kosovo, in Iraq e molti altri scenari di tensione. L'Italia si mantiene fedele al principio per cui una coalizione internazionale necessita del rispetto delle regole del diritto internazionale e necessita di una visione strategica per il futuro dei territori in cui si interviene. Senza una chiara strategia per il dopo, qualsiasi adesso diventa meno forte e meno credibile. L'Italia partecipa a tutti i tavoli diplomatici, a cominciare da quello di Vienna, con determinazione e protagonismo, e ha dato la disponibilità ad ospitare occasioni di dialogo e di confronto particolarmente centrati sulle questioni del Mediterraneo. L'Italia non cambia la propria posizione, ma l'Italia e gli italiani sanno perfettamente che ciò che è accaduto ha segnato un salto di qualità nella battaglia culturale che stiamo vivendo. Sono stati scelti obiettivi comuni, luoghi della vita di tutti i giorni. Sono stati scelti i simboli di una generazione che ha conosciuto da quando è nata soltanto la pace e la libertà. Il terrorista si pone l'obiettivo di ucciderci, ma in alternativa si accontenta di una soluzione di ripiego, che è quella di farci vivere nella paura, chiuderci a chiave l'anima nel buio del terrore, impedirci di sperare, impedirci di sognare, impedirci di amare, impedirci di vivere. Noi siamo spaventati dalle immagini di guerra, è giusto, ma dovrebbero spaventarci anche video, forse meno cruenti, ma altrettanto drammatici, in cui si vedono sulla rete cattivi maestri, estremisti, fondamentalisti, che educano i giovani a odiare la musica. Può sembrare più banale, ma un imam estremista che educa ad odiare la musica, a considerare la musica come la più grande nemica,
Noi non accetteremo mai, come Italia e come italiani, di odiare la musica, che è bellezza, che è incanto, che è profondità e leggerezza allo stesso tempo. L'Italia è e rimarrà la patria della musica e non dell'odio. Distruggono le statue. Noi vogliamo i caschi blu della cultura. Bruciano i libri. Noi siamo quelli delle biblioteche. Immaginano il terrore, noi rispondiamo con la cultura. C'è un film africano, Timbuktu, con una scena che giudico impressionante. Si vedono dei ragazzi giocare a calcio in un paese in mano ai fondamentalisti, con tanto di un campetto improvvisato, con delle reti, con le porte. Ma quei ragazzi nella scena del film giocano a calcio senza pallone, perché il pallone è stato bandito. Gli integralisti odiano anche un pallone, odiano il calcio, odiano l'allegria. La risposta che l'Italia deve dare oggi a costoro è molto semplice: noi non cambieremo mai il nostro modo di vivere. Noi non rinunceremo mai ai nostri valori, noi non ci rassegneremo al terrore. Si arrenderanno prima loro. Perché ci sono secoli di storia in questa sala, perché ci sono secoli di storia in questo palazzo, perché ci sono secoli di storia in questa città, perché ci sono secoli di storia in questo paese che gridano forte che la cultura è più grande dell'ignoranza, che l'umanità è più forte del terrore, che la bellezza è più forte della barbarie. Può sembrare il giorno sbagliato per dire questo oggi, perché proprio oggi l'Italia piange una sua figlia, Valeria. Morta mentre andava a un concerto, uccisa in un teatro con altri ragazzi della sua generazione, tristemente nota come generazione Bataclan. Giovani donne, giovani uomini, hanno perso la vita come Valeria per mano di un terrorista, di più terroristi. Erano persone normali, mi piace definirli cittadini, come ha fatto la madre di Valeria, cittadini, nel senso più nobile e più bello della parola. Laici martiri del nostro tempo. Ma questo non è il giorno sbagliato, perché proprio oggi noi dobbiamo promettere a ciascuno di noi, a noi stessi, che l'unico modo per ricordare Valeria e i caduti del terrorismo è quello di continuare a vivere a testa alta, senza paura, mai rassegnati. Se smettessimo di essere noi stessi, se ci chiudessimo in casa, sarebbe come far vincere i terroristi una volta di più. Non possiamo consentirlo e non lo faremo. La nostra risposta dunque deve essere una risposta articolata, ampia, che non sia soltanto emotiva. Chi crede che le lacrime siano inutili è un robot, non un uomo. E noi abbiamo il dovere di restare umani. Ma asciugate le lacrime, è tempo di reagire, tenendo in evidenza la specificità italiana. Il pensiero dell'Italia, che risuoni forte in tutta Europa e nel mondo, è questo. Per ogni euro in più investito sulla sicurezza, ci deve essere un euro in più investito in cultura. Non può essere solo securitaria la risposta dell'Italia. Non saremmo più liberi se ci chiudessimo nel buio sottoscala delle nostre paure. Occorre investire in sicurezza, certo. Occorre sconfiggere la paura. Senza paura non c'è libertà. Ma contemporaneamente occorre ricordarsi chi siamo. E dunque investire in innovazione, in cultura, in sport. Per ogni intervento sulla cyber security deve crescere una start-up. Per ogni telecamera nuova che viene installata agli angoli delle nostre strade vogliamo un videomaker o un regista teatrale che sperimenti. Per ogni investimento in polizia ci deve essere uno sforzo maggiore di pulizia nelle nostre periferie. Per ogni caserma ristrutturata e restituita ai cittadini un museo più accogliente, per ogni mezzo blindato in più alle nostre forze dell'ordine, un campo da calcetto, per ogni arma un canestro per le strade. Ogni denaro speso in sicurezza, ogni centesimo speso in sicurezza, non sarà un costo, ma sarà un investimento se ci ricordiamo che cosa stiamo difendendo, la nostra identità, che è fatta di pluralismo e di dialogo, che è fatta di tolleranza e di confronto, che è fatta di radici e di valori. L'Italia ha margini di bilancio resi molto stringenti dal patto di stabilità. Noi rispettiamo le regole, anche quando non le condividiamo,
perché pensiamo che rispettare le regole sia il primo modo per essere credibili. L'espressione pacta sunt servanda è stata coniata qui, a Roma, un motivo ci sarà. Restiamo dunque nei limiti delle regole europee, ma vogliamo chiedere con forza all'Europa di non dimenticare mai che c'è da rispettare un patto di umanità, che vale altrettanto, se non di più, del patto di stabilità. Ho firmato un decreto per andare a recuperare le salme di chi è morto nel Mediterraneo d'aprile, chiuso a chiave nella stiva da scafisti senza cuore. Ci è costato del denaro e ci è costato l'impegno delle donne e gli uomini della nostra Marina. Ma noi italiani pensiamo che ci siano dei valori umani che sono molto più importanti dei valori economici. Allo stesso modo dico qui oggi che l'Europa deve ritrovare un senso di un'umanità in ciò che fa. C'è bisogno di un nuovo umanesimo in questo continente. E non può essere solo un insieme di regole astratte e astruse che ci guida. Ritrovare se stessi è il nostro compito. Lo diciamo qui, nella sala in cui furono firmati i trattati istitutivi della Comunità Europea. Lavoreremo senza tregua e consapevoli della responsabilità che abbiamo, prendendo contemporaneamente degli impegni anche di natura economica fin da questa prossima legge di stabilità. Il Governo proporrà, nel proseguio dell'azione della legge di stabilità, di spostare al 2017, come peraltro originariamente previsto, la diminuzione dell'IRES. Resteranno dunque tutte le misure che conoscete, ma impiegheremo 2 miliardi di euro per dare risposte ai professionisti della sicurezza e ai professionisti dell'educazione. In altri termini, 1 miliardo di euro sarà investito sulla sicurezza, 1 miliardo di euro sulla nostra identità culturale. Il miliardo di euro sulla sicurezza sarà impiegato su 4 linee guida. Questa è la proposta che il Governo farà al Parlamento. Il primo, un investimento di 150 milioni di euro sulla cyber security. Nel rispetto della privacy possiamo e dobbiamo fare di più per integrare le banche dati, per valorizzare gli strumenti innovativi e per controllare potenziali sospetti. Misura numero 2. L'estensione del bonus 80 euro, una misura che questo Governo ha già approvato un anno e mezzo fa e ha riservato a chi guadagna meno di 1.500 euro, l'estensione del bonus 80 euro sarà per tutte le donne e gli uomini che lavorano con le forze dell'ordine, a cominciare da chi sta sulla strada. Terza misura, un investimento di 50 milioni di euro per rinnovare la strumentazione delle forze dell'ordine a fronte però di un processo di chiarezza e riorganizzazione. Abbiamo 5 forze di polizia, sono troppe. Devono diventare 4 entro l'anno. La forestale entrerà nei carabinieri. Abbiamo troppa gente nei palazzi romani, negli uffici dei palazzi romani. Chiederò con forza ai comandanti di aumentare la presenza in strada. Abbiamo troppo patrimonio pubblico non utilizzato, caserme abbandonate o semi occupate che vanno restituite rapidamente alla fruizione anche attraverso processi innovativi di valorizzazione urbanistica. E infine, 500 milioni di euro per la difesa italiana, con investimenti efficaci finalizzati a dare una risposta immediata alle esigenze strategiche, non quelle quotidiane e organizzative. Siamo orgogliosi dei nostri militari, non faremo mai mancare loro il nostro sostegno. Fedele al principio italiano, tipico della specificità italiana, per cui ogni centesimo sulla sicurezza chiama un centesimo sulla cultura, impegneremo un altro miliardo sulle linee guida della cultura e dell'identità. La prima delle 4 linee guida sulla cultura e l'identità. 500 milioni alle città metropolitane per progetti di intervento sulle periferie, con iniziative di riqualificazione e, utilizzo una parola di Renzo Piano, di rammendo. Questi progetti dovranno essere presentati entro il 31 dicembre di quest'anno e dovranno essere spesi nell'anno solare 2016. Secondo punto. Estendiamo ai diciottenni una misura che è già prevista per i professori. Da quest'anno, come sapete, abbiamo istituito un bonus, una carta bonus per i professori italiani di 500 euro annui per consumi di natura culturale.
I 550.000 italiani che compiono 18 anni, tutti gli anni riceveranno questa card. Potranno cioè investire in teatro, museo, concerto un piccolo bonus che diventa simbolicamente il benvenuto nella comunità dei maggiorenni, ma soprattutto che diventa simbolicamente il modo con il quale lo Stato ti carica di una responsabilità, essere protagonista e coerede del più grande patrimonio culturale del mondo. Questa spesa sarà soltanto per iniziative di natura culturale. 50 milioni di euro, terza linea guida, andranno al diritto allo studio e alle borse di studio. Chi è meritevole di studiare non può essere bloccato per questioni di reddito. E anche questo è un pezzo della risposta al terrore. E il quarto e ultimo punto, 150 milioni di euro per donare a tutti i cittadini che lo vorranno la possibilità di dedicare il 2 per 1000 a un'associazione culturale, a un'associazione specifica culturale. Già oggi i cittadini, se vogliono, possono dare il 2 per 1000 ai partiti politici, ma non possono darlo al singolo teatro che fa scuola di sperimentazione cinematografica o alla scuola di musica di periferia o all'associazione culturale. Ciò che è possibile per i partiti sarà possibile anche per le realtà della cultura. Abbiamo bisogno di ritrovarci, abbiamo bisogno di riconoscerci. Sono venuto in questa sala per ricordare a me stesso qual è il compito dell'Europa. L'Europa è nata in questa sala così bella, ma l'Europa si riunisce oggi in dei palazzi delle istituzioni che sono in linea d'aria lontani appena 2 chilometri e mezzo. Dal quartiere Molenbeek, così tristemente noto in queste ore. I luoghi dell'Europa sono dunque a un passo dalla crisi più profonda che stiamo vivendo. Dove l'intolleranza prende il posto dell'integrazione, lì l'Europa perde. Dove un dibattito tecnocratico prende il posto della politica, lì l'Europa perde. Dove la reazione prende il posto della strategia, lì l'Europa perde. Qualcuno sta in queste ore cercando di equiparare gli immigrati e i rifugiati ai terroristi. Voglio dire con molta franchezza, anche a costo di perdere dei voti, che ci sono delle verità che sono inoppugnabili. Chi vuole farci credere che il nemico venga soltanto da fuori, chi vuole nascondere il fatto che il nemico è cresciuto dentro le nostre realtà urbane, le nostre periferie, chi vuole farci credere che basterebbe controllare le frontiere per risolvere tutto, sa che sta dando vita a un'illusione, a una mediocre illusione. Sarebbe fin troppo facile replicare che i killer di queste ore sono cittadini europei, cresciuti nelle nostre città, diventati uomini in grado di odiare senza che facessimo in tempo ad accorgercene. Ma non è questo il punto. Il punto è che va detto con chiarezza e decisione che la questione immigrazione è una questione grave, seria, importante. Va affrontata, gestita e risolta, innanzitutto ponendo fine alle guerre civili che stanno insanguinando alcuni paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Nessuno sottovaluta la gravità della questione migratoria, non lo farà il governo italiano, che è impegnato ed è in prima fila per delle regole chiare e forti. Ma la verità dei fatti esige rispetto. La stragrande maggioranza delle persone che stanno scappando fuggono dalla guerra, fuggono dai tagliatori di teste, fuggono dalla violenza, fuggono dalla fame. Stanno fuggendo da quelli che sono i nostri stessi nemici. Questo non significa che non sia necessaria una risposta molto dura in questo settore, ma se queste donne e uomini stanno scappando, non lo fanno perché vogliono la nostra morte, lo fanno perché vogliono la loro vita. Le donne di tutto il mondo vedono nell'Europa il luogo del riscatto. Io voglio che mia figlia possa sognare di fare l'astronauta, possa sognare di fare la direttrice del principale istituto di ricerca europeo, come è accaduto a Samantha, come è accaduto a Fabiola, due donne italiane che ci rendono orgogliosi. Ma qualunque sia la vita che aspetta, che l'aspetta,
Voglio soprattutto che mia figlia possa crescere come una donna libera, senza paura. I ragazzi di tutto il mondo vedono nell'Europa il luogo dell'opportunità. Io voglio che i miei figli si emozionino davanti a una partita di Champions, davanti a un concerto di musica, andando allo stadio, al teatro con i loro valori. Ma qualunque sia la vita che li aspetta, io voglio che i miei figli possano avere il diritto di essere degli uomini liberi, senza paura. Per me l'Europa è questo. Dare ai miei figli la possibilità di essere liberi e senza paura. E i nostri nonni, i nostri genitori, l'hanno voluta così per questo. Quando fu firmato l'atto di nascita, quegli statisti furono considerati visionari. Oggi l'Europa ha bisogno di ricordarsi perché è nata. Oggi l'Europa ha bisogno di tenere insieme sicurezza e identità, polizia e cultura. Questa è la proposta dell'Italia. Questa è la specificità dell'Italia, che è pronta a fare ogni tipo di sforzo perché l'Europa torni se stesso. Tutto intorno a noi, anche questa sala, ci dice che la bellezza è davvero più forte della barbarie. La sfida è difficile e noi dobbiamo esserne all'altezza. Lo saremo, ne sono certo, se ci ricorderemo che noi, tutti insieme, siamo l'Italia. Buon lavoro.